Io personalmente ho girato in tante zone del mondo dove ci sono anche i lupi, tipo in Alaska, tipo in America. Non abbiamo mai avuto problemi con la popolazione. Certo, ci sono problemi con gli allevatori perché hanno il bestiame fuori e lì preoccupa. A pochi giorni dal primo caso noto di bracconaggio di un lupo nel Parco Nazionale dello Stelvio, con il ritrovamento da parte dei carabinieri forestali in località Pradaccio, comune di Valfurva, di una carcassa di un esemplare maschio ucciso con un colpo di arma da fuoco, le reazioni sono contrastanti anche in paese. Chi lo vede come un'opportunità, perché comunque amplia il parco faunistico, poi siamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Chi ne ha un po' timore e chi chiaramente può venire danneggiato, come sono gli allevatori, che magari a fronte di danni cospicui non vedono un risarcimento equo. Ecco, queste sono le varie anime. La presenza di un branco di lupi nel Parco Nazionale dello Stelvio è stata accertata da tempo dai ricercatori del parco, nella zona situata tra il Passo del Gavia e il Passo del Tonale, e con due individui segnalati in quest'ultimo periodo nella zona di Cancano. Da tempo singoli soggetti in dispersione transitano tra la Valfurva e Bormio, e recentemente i passaggi e i periodi di permanenza sono diventati più frequenti. Di più, considerati spazio a disposizione e prede selvatiche disponibili, potrebbe essere soltanto l'inizio. Un dettaglio che non lascia indifferenti neppure i turisti. Il lupo suscita un po' più di preoccupazione. Noi dobbiamo fare i conti con un turismo estivo all'80% di famiglie e persone che vengono con il cane, oltre che le famiglie con i bambini. Quindi si chiedono, si informano, perché un pochino di timore c'è, anche tanta curiosità. Speriamo di riuscire ad unire, diciamo, queste due componenti e di affrontare la stagione nel miglior modo possibile. Al di là della comprensibile curiosità, esattamente come capitò negli anni scorsi per il ritorno dell'orso, la questione lupo non va affatto banalizzata, soprattutto per rispetto nei confronti dei custodi del territorio, ovvero gli agricoltori e gli allevatori, che hanno diritto di poter lavorare in sicurezza. Naturalmente, poi, ci sono le ragioni di queste specie protette. Non possiamo negare che queste specie si stanno implementando. Sicuramente bisogna arrivare a una normativa corretta, bisogna trovare una formula corretta e giusta per trovare un equilibrio tra predatori e gente che ci vive, perché non è solo l'agricoltura ma anche il turismo. Insomma, quello che anche il direttore del Parco dello Stelvio, Franco Claretti, ha definito grave gesto che, oltre che inutile dal punto di vista ecologico, non ha giustificazione alcuna, ha avuto quantomeno il merito di riportare in auge la necessità di trovare una soluzione a quello che rischia di diventare un serio problema. Non bisogna estremizzare le cose, bisogna cercare di risolverle e non banalizzarle, per cui è un tema su cui anche il parco deve riflettere, ma non solo il parco, ma anche le normative nazionali ed europee. Questo bisogna cercare di capire come dare la possibilità a tutti quanti di convivere e di vivere su questo territorio.